ci ha permesso di... Al parco commerciale Auchan di Giuliano arrivano i vigili del fuoco per l'edizione dell'Accademia dei Piccoli Pompieri. È l'iniziativa che vede in prima linea i vigili del fuoco e gli alunni delle scuole del comprensorio. Il parco commerciale Auchan di Giuliano da sempre pone al centro la scuola e il territorio in cui opera. Ma ascoltiamo il direttore della galleria del parco commerciale Auchan di Giuliano, Corrado Stivanin. Il nostro intento è quello comunque di creare, al di là degli eventi commerciali che attirano pubblico, anche eventi che lasciano qualcosa alla popolazione e comunque che permettano di crescere anche a livello personale e investire sul futuro, il futuro di questi bambini. Per cui abbiamo iniziato con questa cosa legata al mondo dei vigili del fuoco, perché credo che sia importante crescere capendo quelli che sono i valori che portano avanti queste persone che tutti i giorni si impegnano e rischiano la vita per farci sentire sicuri. Al primo appuntamento hanno partecipato gli alunni della scuola media Basile. Gli alunni hanno così incontrato i vigili del fuoco ed effettuato con loro delle simulazioni, capito i rischi e i pericoli. Un momento importante per far comprendere agli alunni l'importanza del pericolo, ha sottolineato l'assessore alla pubblica istruzione del Comune di Giuliano, Miriam Marino. È un bel incontro questo dei ragazzi. Noi ragazzi dobbiamo coltivare e fomentare, invitarli sempre di più a imparare, quindi anche a difendere e ad avere questa sicurezza per qualsiasi tipo di incidenti. E noi dell'amministrazione siamo sempre contenti di partecipare a queste manifestazioni, proprio perché ci siamo e ci saremo sempre per la scuola, per i ragazzi e per il loro futuro. Il primo maggio poi, a conclusione dell'evento, si darà una manifestazione all'esterno del parco commerciale Auchan di Giuliano con l'arrivo di mezzi speciali dei vigili del fuoco. Il programma si svolge con lezione teorica in classe o all'aperto, dove è più conficiente, e poi dopo c'è un percorso ludico con l'apprendimento dei pericoli in casa e in ultimo lo spegnimento al fuoco, cioè la vicinanza al fuoco per vedere che il fuoco fa male, quindi non bisogna scherzare col fuoco. Questo programma è stato divulgato anche nelle scuole come progetto Scuola Sicura ed impostato praticamente sulla sicurezza e illustriamo, come ha detto il collega, come comportarsi in questi eventi e quindi cerchiamo di dare un apporto ai ragazzi per quanto concerne la sicurezza antincendio e altro.